Io credo che il problema sicurezza sia fino ad oggi sempre stato tenuto sotto controllo. Mi sembra che evidentemente esistono delle situazioni abbastanza preoccupanti, è talmente vero che il ministro Salvini ha destinato alla nostra regione e a Milano un numero congruo di operatori della poliziotti in più. Credo si debba andare nella direzione di stringere molto le maglie, bisogna stare molto attenti, non bisogna far finta che non si sia niente, non bisogna far finta di dire che va tutto bene, bisogna cercare di essere sempre molto, molto attenti e bisogna fare in modo che la polizia possa avere sempre più forze, sempre più poliziotti. Ma io credo che sia necessario innanzitutto avere un controllo più stretto delle persone che hanno commesso reati, che fanno presuntamente parte della malavita organizzata. Bisogna avere il pugno un pochettino più duro, ecco, bisogna dare anche alla polizia la possibilità di intervenire, bisogna mettere a disposizione della polizia più armi per effettuare controlli, per effettuare interventi. Credo che non si può alzare la guardia in questo momento e far finta di niente. Sui pendolari lombardi si riesce a trovare un nuovo punto di dialogo, c'è una pietra tombale su questo tema? Noi stiamo lavorando e abbiamo detto che entro luglio faremo i nostri conteggi e tutte le nostre considerazioni a luglio diremo com'è la situazione.